pillole di Non Solo Suoni. La storia della musica passa da noi. Ben ritrovati, quella di oggi è una puntata speciale che vogliamo dedicare ad un artista altrettanto speciale, icona della musica francese ma con non pochi legami anche con l'Italia e con artisti come Adriano Celentano. Stiamo parlando infatti di Johnny Hallyday, all'anagrafe Jean-Philippe Smet, spentosi a 74 anni a Parigi. Per dare l'idea del personaggio basti ricordare che proprio di recente, e nonostante l'età e la malattia che lo aveva colpito e con cui lottava da circa un anno, aveva fatto sapere di voler preparare un nuovo album in studio e pensava anche ad una tournée estiva nel 2018. Icona in Francia, dove per primo aveva introdotto la musica rock, adattando soprattutto le canzoni del repertorio americano, aveva alle spalle 55 anni di carriera, oltre 1000 le canzoni firmate, 100 milioni i dischi venduti. Johnny Hallyday si è spento nella notte di mercoledì 5 dicembre. A darne notizia, la moglie con un messaggio: Johnny Hallyday è andato via, scrivo questa parola senza potervi credere, e tuttavia è proprio così, il mio uomo non c'è più, ci ha lasciati questa notte, così come ha vissuto tutto il corso della sua vita con coraggio e dignità. Hallyday, come accennato, aveva cantato anche in italiano, brani come Quanto ti amo, adattamento dal francese Que je t'aime, ma non solo. Ad esempio aveva tradotto e interpretato in francese anche canzoni come 24.000 baci di Adriano Celentano, uno dei successi ma non l'unico del molleggiato, appunto, rivisitati. Nato a Parigi nel 1943, aveva iniziato la carriera nei primi anni 60. Il suo successo era stato subito un crescendo e nonostante i tanti anni di musica e l'età non più giovane, continuava ad avere un grande seguito. Alla fine degli anni 90, ad esempio, dunque già con 40 anni di carriera all'attivo, nel 98 precisamente aveva totalizzato 200.000 spettatori per 3 serate di musica allo Stade de France di Parigi. Poi altri concerti nel 2000 e nel 2012, sempre con grandi riscontri da parte di un pubblico affezionato e fedele. Una delle ultime apparizioni la scorsa estate, insieme agli storici amici e cantanti Jacques Dutronc ed Eddie Mitchell.